dentro, perché vengo dalla vita reale, a differenza loro che stanno lì dentro da 30 anni e hanno dimenticato tutti i problemi che vivete ogni giorno, ed è per questo che fanno delle leggi con i piedi, come si dice dalle nostre parti, perché non hanno più capito, non hanno più contezza di che cosa significa. Perché? Perché guadagnano 14.000 euro al mese, perché ogni volta che vengono eletti devono pensare a come farsi rieleggere per 20 anni, perché hanno da risolvere i loro processi, e allora siccome devono risolvere i loro processi passano il tempo con gli avvocati, passano il tempo a trovare un modo per salvarsi la pelle e dimenticano totalmente voi. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo ribaltato questo sistema, abbiamo inventato delle regole senza aspettare le leggi e ce le siamo autoimposte, perché crediamo che con le regole, se una comunità di persone come la nostra, come quella del Movimento 5 Stelle, ma come quella di un comune o di una regione, rispetta le regole che si dà, quella comunità vive in maniera serena. È come la storia della carta a terra, non serve una legge per dire che non bisogna buttarla, basta avere la volontà e il senso civico di non sporcare la propria strada. Allora noi facciamo così. E allora partiamo dalla prima regola che dovranno rispettare loro e che rispetto già io da 2 anni, perché sono un eletto da 2 anni del Movimento 5 Stelle. Via i soldi dalla politica. Se tu metti via i soldi dalla politica e fai funzionare le forze politiche facendole finanziare a chi ci crede, la politica diventa una cosa bellissima. Io vi porto l'esperienza mia, personale, che voglio condividere con voi stasera. Io faccio il vicepresidente della Camera dei Deputati. Sul mio conto corrente ogni mese arrivano 14.000, 13.000, 15.000 euro al mese. Se io tenessi tutti quei soldi, non avrei più il problema di come spendere i soldi, non avrei più il problema di dove andare a fare spesa quando sono a Roma, se nel discount o nel market che costa di più, non avrei più il problema di come spostarmi, se con i mezzi mettendo il diesel o col volo di Stato, non avrei più questi problemi. Allora che cosa fa il Movimento 5 Stelle? Chiede ai suoi eletti, pena l'esclusione, di restituire oltre metà del proprio stipendio e metterli su un fondo. Ora, sia io che gli altri 140 parlamentari del Movimento 5 Stelle abbiamo restituito in 2 anni, quindi i soldi arrivano sul nostro conto corrente, noi poi ogni mese facciamo un bonifico e li mettiamo su un fondo in cui in 2 anni 140 parlamentari hanno messo insieme 10 milioni di euro. Questi 10 milioni di euro noi non è che li utilizziamo... Non è che li abbiamo messi lì per farci belli. Come noi, anche i consiglieri regionali, i nostri sindaci, versano i soldi su un fondo che deve servire a creare nuovi posti di lavoro. Come? Noi oggi abbiamo i piccoli esercizi commerciali, le piccole imprese, che sono vessati dalle tasse, inseguiti da Equitalia, e gli sbattono le porte in faccia le banche quando chiedono un credito. Come si fa a far ripartire questa cosa? Se sei al governo di un comune, per esempio cacci Equitalia dal comune, nei 10 comuni dove governiamo Equitalia non c'è più. Che non significa che non facciamo la riscossione, ma significa che se tu mi devi 100 euro non ha nessuna ragione una cartella esattoriale dopo 3 mesi di 3.000 euro. Non mi puoi 100 euro, non mi puoi 3.000 euro. Mi sembra una cosa abbastanza di buonsenso. Quindi se tu mi devi 100 euro come commerciante, io ti devo mettere in condizione, con un piano di dilazione, di restituirmi quei 100 euro in maniera agevolata. Questo lo fanno i nostri sindaci. Ma torniamo a prima.